Ciao ragazzi, bentrovati. Io sto combattendo un po' con il mio stato d'animo, sono sincero, lo sono sempre stato, no? Poi uno esterna i propri pensieri, è tutto opinabile, può piacere, non può piacere. Io ieri ero contentissimo per l'ottima prestazione, per l'ennesima prestazione di qualità e di personalità che ha offerto l'Inter, ma ero veramente scoraggiato. Perché non ti puoi presentare, secondo me, in Champions League con certi giocatori, cioè l'Inter ha uno squilibrio a livello qualitativo devastante. Chi gioca a un livello che è in panchina non raggiunge il 40% di livello di quelli che giocano. Io volevo innanzitutto, ora era tanto che non ne parlavo, a breve noi faremo una live, penso tra una settimana, in base anche agli impegni dei ragazzi. Questo riscadenziamento, questo allungare la scadenza, ragazzi, non risolve nulla, aggraverebbe solamente la situazione finanziaria e debitoria. È vero, il finanziamento fa riferimento a Steven Zang, ma c'è una cosa che molti di voi si scordano: il rifinanziamento fa capo a lui, ma c'è impegno l'Inter. Ma di che cazzo stiamo ragionando? Chiedo scusa alle signore per la parola e non solo alle signore. Qualcuno addirittura sta vaneggiando, sta delirando, sta dicendo che l'Inter chiuderà a pari, non perderà nulla. L'Inter non perde nulla se vince la Champions League, se vince il campionato e vende giocatori per 70-80 milioni. Forse allora arriverà a pareggio di bilancio, perché l'Inter purtroppo ad oggi continua a bruciare soldi. E poi molti di voi si scordano. Parlo in generale, non a voi ragazzi. Molti si scordano che ci sono circa 100 milioni di riscatti di giocatori da spendere quest'estate. La stessa Oaktree, volevo dire un'altra cosa, che la stessa Oaktree, a fronte di un rifinanziamento di 275 milioni, ad oggi non ha visto un euro. E secondo qualche fuoriclasse, che la scambia per una Onlus, Oaktree dovrebbe continuare a non vedere un euro, e c'è da dire che 60-70 milioni di interessi per una società che fattura mezzo miliardo sono un'enormità. Sono un'enormità per una società che fattura mezzo miliardo. 60-70 milioni, ragazzi, sono una roba allucinante. Una roba allucinante. Poi i parallelismi con la Juve, ragazzi, non c'è da fare nessun parallelismo con la Juve, che ci sta sul cazzo a tutti, perché la Juve può lanciare tutti i bond che vuole, perché se la Juve lancia un bond viene acquisito dal maggiore azionista. Noi se lanciamo un bond non viene acquisito da Zango, dalla proprietà, viene acquisito da terzi, perché non abbiamo un euro e non possiamo mettere un euro. Di che cazzo state parlando? Vorrei aprire. Non dico a voi, ovviamente, ragazzi, parla chi vuole fare fuori classe su YouTube. Di che cazzo ragioni? Torna a scuola, Dio buono, torna a studiare. La differenza è che se l'Inter lancia un bond, viene acquisito da terzi, perché la proprietà non può mettere un euro. Ma il padre di Zang non può mettere un euro, altrimenti ce l'avrebbe già messi. Ma di cosa stiamo ragionando? Ma di cosa stiamo ragionando? Come, non è vero, ci sono 100 milioni di residuo del prestito? Non è assolutissimamente vero. Un'altra cosa che va sottolineata, il messaggio che va chiarito, è che il rifinanziamento ti dà nuova continuità di liquidità, perché l'Inter ha gravissimi problemi di liquidità. Una rinegoziazione come quella di cui stanno vaneggiando, stanno parlando ora, non ti dà nessuna liquidità. Allunghi una scadenza, aumenti i tassi di interessi e appesantisci e aggravi la situazione finanziaria dell'Inter, che non è più sostenibile. Poi l'Inter si ripulisce, paga Oaktree, ma non è che paghi Oaktree e risolvi tutti i problemi. Ci sono altri impegni finanziari, perdite rinviate, c'è il bond. Ci sono un miliardo di impegni da qui ai prossimi 3 anni. Parliamo di una società con più di 1 miliardo di debiti, con un patrimonio netto negativo di 100 e rotti milioni. Ma di che cazzo state ragionando? E qui veniamo al punto. Lasciamo un attimino da parte i tecnicismi. Qui veniamo al punto. È una vergogna. È una vergogna.
che una società gloriosa come l'Inter, dove si parla ancora di spostare, di finanziare, non devi spostare nulla, ti devi togliere dai coglioni. Ci serve gente che mette i soldi, non ci servono altri debiti, anche perché altri debiti non ce li farebbero sostenere. Qui serve una proprietà sana che possa affrontare un progetto, perché la storia di vincere ogni 35 anni, e te lo dico io, dura poco più, sta per finire. Stiamo raccogliendo gli ultimi frutti dei pochissimi investimenti fatti, ma soprattutto ad oggi stiamo raccogliendo i frutti del grandissimo lavoro di un allenatore che a livello tattico si è migliorato molto e di un lavoro e della professionalità di tantissimi giocatori. Qui non c'è da rifinanziare nulla, bisogna togliersi dai coglioni, deve entrare una nuova proprietà, deve mettere liquidità, deve poter affrontare un progetto, perché ormai i debiti siamo quassù. Io vedo tifosi dell'Inter che ormai non riescono, tra cui forse ci sono anch'io, a godersi in pieno nemmeno la vittoria di ieri, perché solo un pazzo non pensa alla situazione disastrata in cui siamo. Solo un pazzo. E questa storia stanno tirando fuori ora, sta facendo andare in depressione tutti i tifosi dell'Inter, perché il tifoso dell'Inter non ne può più di questa specie di proprietà, non ne può più, non è più sostenibile i cinesi all'Inter, non esiste più andare avanti in questa maniera. Hai due attaccanti sani, di cui uno è arrivato a parametro zero. Ci sono troppi over 30 negli 11 titolari. È una squadra istantanea questa dell'Inter. Ci sono 5-6 giocatori su cui puoi ripartire. Devi investire perché altrimenti muori. Vedere Arnautovic sostituire terza punta all'Inter, io non ce l'ho con il ragazzo. Vedere Arnautovic sparare a 3 metri dalla porta, le palle in tribuna e poi fare gol. Tra l'altro lui fa gol, tira centralmente. Prende il difensore se la butta dentro. Vedere Arnautovic in Champions League contro l'Atletico Madrid è una vergogna. Non sono stati in grado di prendere un attaccante in una società, in una squadra che aveva tre competizioni. Non sono stati in grado di prendere un attaccante dopo Thuram e Lautaro Martinez. Ad oggi l'Inter ha solo un attaccante su cui può contare al 100% ed è Lautaro Martinez. E noi non siamo la Sciarretese. Hai capito? Rifinanzi che te lo scooter puoi rifinanziare al massimo, a parte quell'altro lì che doveva comprare l'Inter e che hanno arrestato. È una vergogna. L'Inter ha bisogno di soldi, di capitali, di immissioni di capitali, conferimenti di capitali. Chiamali come ti pare. Siamo un attaccante solo e siamo a fine febbraio. Ci sono altri 3 mesi di stagione. Thuram almeno starà fermo 20 giorni. Ma di cosa ragioni? Io vi do un consiglio, vi do un consiglio, è giusto godersi tutte le vittorie e le bellissime prestazioni, ma non mettiamo la polvere sotto il tappeto. Quando vedete la gente che esulta perché Zhang va avanti, cioè chiedetevi se sono normali oppure no. Ciao Inter.